Oggi a livello di risultati non possiamo dire che sia una giornata molto proficua, visto che abbiamo giocato alle 16:30 la semifinale con la 14 e abbiamo perso 3-0 e quindi non siamo passati per la finalissima e quindi andremo a fare la finale terzo e quarto contro il Pisogne. In Serie C una bella partita combattuta, primo set. Siamo sempre dati un po' alla pari, siamo riusciti poi alla fine a chiudere noi il set, molto bene le ragazze, le ho viste molto determinate, con l'atteggiamento giusto. Il secondo set siamo partiti via bene noi inizialmente, poi loro hanno recuperato, ci hanno superato, poi siamo andati in vantaggio noi, siamo andati ai vantaggi per quattro volte avanti noi. E non siamo riusciti a chiudere. La prima volta sono andati avanti loro con i vantaggi, hanno chiuso sul 29-27. Qui dimostra un po' la nostra fragilità, nel senso che queste partite vanno chiuse, noi tendenzialmente cerchiamo sempre il campo con palla forte e ci manca un po' questa malizia, magari di chiudere il punto con un money out o piuttosto con una palletta o quant'altro, insomma rimane un po' questo il nostro limite in questa categoria dove si sbaglia poco e di conseguenza bisogna anche cercare di riuscire a mettere giù la palla in qualsiasi modo. Il terzo set abbiamo calato un po' il nostro rendimento, abbiamo lasciato andare e loro hanno vinto facile. E il quarto set, bene, bravi, abbiamo giocato fino all'ultimo la pari, a mio avviso per due sviste arbitrarie abbastanza clamorose, poi alla fine ha vinto loro. Questo non vuol dire che abbiamo perso per l'arbitro, ci mancherebbe, però nei momenti importanti mi ha fischiato un fallo in seconda linea di Bertoletti in palleggio che ha staccato un piede fuori dai 3 metri e poi nei 3 metri mi ha fischiato il fallo in seconda linea e un'altra palla che era dentro bene di 50 centimetri mi è andata fuori e quindi vabbè ci sta insomma. Alla fine posso dire che sono soddisfatto per il gioco dimostrato e per la determinazione. Chiaramente sono deluso perché a mio avviso con questa sconfitta abbiamo precluso il nostro obiettivo di salvarci in questa categoria. Vediamo le prossime e speriamo adesso di riuscire a far bene in settimana perché avremo quattro partite, giocheremo lunedì la semifinale in 16 contro il Millennium, l'andata, martedì le ragazze sono a riposo. Mercoledì giochiamo la prima fase regionale, la prima partita contro Cinisello qui da noi e giovedì il ritorno della semifinale Under 16 in casa nostra. Venerdì farò un allenamento di tutto il gruppo e sabato poi giocheremo contro la prima in classifica a Brembate sopra. E poi ci prepariamo per le fasi, poi praticamente domenica ci sono le finali Under 14, quindi ci andiamo a giocare il terzo posto e settimana prossima poi ci sarà la fase di avvicinamento, quello che sarà la finale Under 16 che si disputerà sabato 6 aprile.